Gentile ministro, gentili autorità, signore e signori, buongiorno e grazie per essere qui oggi. Nella giornata dedicata ai defunti, un primo augurio che faccio a tutti noi è quello di riavvicinarci con serenità ai nostri cari che non ci sono più, riassaporando i sentimenti che ci hanno unito e ci uniscono a loro, riscoprendo i loro insegnamenti, la loro ricchezza, la loro umanità. Nella nostra società la morte è diventata un tabù, un fatto da rimuovere, da non nominare nemmeno. Nel vano tentativo di fermare il tempo inseguiamo i miti dell'eterna giovinezza, del denaro e del potere, illudendoci così di trovare una felicità facile e a poco costo. Il mio augurio allora è che una giornata come questa ci aiuti invece a rivedere la morte come parte della vita, a riconsegnarla al corso naturale dell'esistenza e che la consapevolezza dei nostri limiti ci aiuti a rallentare e a ritrovare il tempo ed il gusto del pensare. Ci aiuti a riconsiderare il valore delle cose, dei gesti e dei sentimenti. Ci aiuti a ritrovare noi stessi in un equilibrio vero basato sulle nostre ricchezze interiori e non sull'aspetto esteriore. Oggi festeggiamo anche la giornata dell'Unità Nazionale ed un altro mio augurio è di non dimenticare mai che facciamo parte di una comunità e di essere quindi sempre capaci di curare la crescita comune e nel nostro rapporto con gli altri dare il meglio di noi stessi per vincere le mille solitudini che ci attanagliano. Le grandi ideologie non muovono più le moltitudini. Nel nome di Dio, della razza o dell'uomo nuovo, milioni di persone sono state uccise o sottoposte ad indicibili sofferenze. Troppo spesso, immaginando di conquistare il paradiso nell'aldilà o di realizzarlo su questa terra, si è invece concretizzato l'inferno sulla carne, il sangue, la dignità e i sentimenti di milioni di uomini, donne e bambini, colpevoli solamente di avere un altro colore della pelle, di credere in un altro Dio, di non credere affatto, di non amare secondo le regole costituite e di essere intralcio al potere. Ma il tramonto delle grandi ideologie non ci sta rendendo migliori, ci sta rendendo più soli. Soli con le nostre paure, i nostri problemi, i nostri egoismi. Soli di fronte all'unica grande ideologia che si afferma, quella del profitto. Soli e quindi anche più vulnerabili. Per questo il mio augurio è che la giornata dell'Unità Nazionale non sia vissuta come data puramente celebrativa o retorica, ma che il valore dell'unità del nostro paese resti vivo e presente, fra di noi e soprattutto fra i giovani. Per questo il mio augurio è che l'affetto che ci lega al nostro paese d'origine e da quello di adozione ci aiuti a rafforzare una comunità unita e solidale, aperta e partecipe. Unità. Il prossimo anno l'Italia compirà 150 anni e come ha detto il nostro Presidente della Repubblica Napolitano, non si può negare o anche solo dimenticare il salto di qualità che l'Italia tutta, unendosi, fece verso l'ingresso a vele spiegate nell'Europa moderna. Senza quell'atto fondativo di 150 anni fa saremmo tutti più poveri, più soli, più deboli. Certo, l'Italia deve e può risolvere i suoi problemi, deve e può, e cito ancora il nostro Presidente, nel medio e lungo periodo crescere di più e meglio, ma può riuscirvi solo se crescerà insieme, solo se si metteranno a frutto le risorse finora sottoimpiegate, le potenzialità, le energie delle regioni meridionali. Le celebrazioni del 150° anniversario, ci sollecita il nostro Presidente, offrono l'occasione per mettere in luce gli apporti della Sicilia del Mezzogiorno ad una storia, ad una cultura comuni che affondano le radici in un passato plurisecolare. Di quel patrimonio culminato nelle conquiste del 1860-61, i meridionali possono essere fieri. Non c'è spazio a questo proposito per pregiudizi e luoghi comuni che purtroppo ancora nuovamente circolano nell'ignoranza di quel che il Mezzogiorno ha dato all'Italia in momenti storici essenziali. Allo stesso tempo il Mezzogiorno non deve indulgere nel coltivare rappresentazioni semplicistiche delle difficoltà che ha incontrato o ripescare le vecchissime tesi non degne di un approccio serio alla riflessione storica di un Mezzogiorno ricco economicamente avanzato a metà dell'Ottocento che con l'unità sarebbe stato bloccato e spinto indietro sulla via del progresso, così il nostro Presidente. Unità. E lo dico da figlio di quella città, Trieste, per la cui unione all'Italia anche molti giovani del Sud furono mandati a morire nella Prima Guerra Mondiale, guerra che nell'intenzione di molti doveva concludere il percorso di unificazione nazionale. E quei giovani del Nord, del Centro e del Sud, ai quali non posso non pensare con commozione e dolore, appartengono alla storia di tutti noi, alla nostra storia. Oggi è anche la giornata delle nostre forze armate,
impegnata in tutto il mondo in importanti missioni di pace. Ringrazio con riconoscenza i nostri connazionali in divisa, impegnati col rischio della vita a riportare la pace in luoghi di guerra. Saluto con piacere i militari ed i rappresentanti delle associazioni d'arma qui presenti. Ed assieme ad essi voglio ricordare e ringraziare anche tutti gli altri corpi di pace, gli operatori di pace nominati anche oggi nel discorso della montagna evangelico, sia professionali che volontari del servizio civile, dei vigili del fuoco e così via, che ovunque si impegnano a favore e beneficio delle collettività. Il mio terzo augurio a tutti noi di essere sempre più capaci, anche nel nostro piccolo, a coordinarci ed agire per gli altri, nel volontariato, ma anche nelle strutture sociali, culturali e politiche che hanno bisogno del nostro esempio, delle nostre idee e dei nostri stimoli. Il mio augurio è che giornate come questa ci aiutino a riscoprire il senso dei nostri rapporti e a rinserrare i nostri legami con le persone che amiamo e con la società in cui viviamo. Perché non siamo soli, perché abbiamo senso soprattutto nelle nostre relazioni con gli altri, perché possiamo crescere solo nella solidarietà e nella condivisione, perché tutti abbiamo bisogno di non essere lasciati soli e di non sentirci soli, tutti, i nostri ragazzi che devono essere seguiti ed aiutati nella loro educazione scolastica e nella formazione professionale, pena la loro esclusione futura da questa società. I nostri adulti, nelle loro difficoltà quotidiane di un lavoro faticoso o impossibile da trovare e di una famiglia da mantenere. I nostri anziani, con le fatiche degli anni e la solitudine a volte drammatica. Cogliamo quindi tutte le occasioni per essere cittadini sempre più partecipi ed attivi anche qui, nel paese in cui viviamo. Ricordo tra l'altro a fine novembre, per chi vive a Monaco di Baviera, le elezioni dello Länderbeirat. Non dimentichiamole, partecipiamo. Diventiamo cittadini a pieno titolo ed attraverso la partecipazione rafforziamo la voce della comunità italiana nella società locale. Per noi, ma anche per i nostri concittadini più deboli, con minor mezzi o in difficoltà. Perché l'integrazione passa necessariamente attraverso la partecipazione attiva, il rendersi interlocutori partecipi, credibili e quindi ascoltati. I miei ultimi auguri vanno a due consoli. Al console generale che ci raggiungerà fra breve, Filippo Scammacca. A lui va l'augurio di una permanenza fruttuosa nell'impegno comune a favore della collettività italiana in Baviera. Ed un augurio va al nostro console generale attuale, Adriano Chiodi Cianfarani, che dopo 4 anni sta per lasciarci. Accanto al ringraziamento per quanto fatto insieme, al ministro Chiodi Cianfarani va l'augurio di uno sviluppo nella carriera che lo porti a nuovi compiti, che lo gratifichino e soddisfino. Dovunque sia chiamato, signor ministro, le auguriamo di portare competenza e soprattutto tanta voglia e capacità di ascoltare, perché è questo che le nostre comunità all'estero chiedono innanzitutto, che sia data loro voce e prestato loro orecchio. Ed assieme ai nostri sinceri auguri, speriamo che lei porti con sé anche il ricordo positivo di un pezzo di cammino insieme. Un pezzo di cammino fatto insieme con rispetto e collaborazione. Grazie. Adesso iniziamo la cerimonia per deporre la corona al monumento ai caduti più avanti. Grazie a tutti. Grazie.
sì, devono fare una fotografia, quella annuale, quella. Facciamo? Sì, facciamo. Facciamo fanno. Va bene? Ogni anno me la prima me l'importante è che ci vediamo ogni anno. L'importante è che ci vediamo. Non è niente di più. No, io la verità. No. Cosa mattina? Siamo insieme, l'autorità d'Italia. Ci siamo? Prima, mettiti per terra. Se la prendi di fronte, sembrano. A posto. Grazie a Dio. Thank you.
Sì. Lontano. Sono io, però in italiano lo conosciamo, non so, ah, non la vedo per questo. Io sarei rimasto volentieri là, ma loro lo fanno nell'ottica della razionalizzazione dei costi, ma pure a Francoforte. Ciao, Giuseppe. Fa molto piacere. Quando è finito il film possiamo salutarci.